Sì, buongiorno. La conferenza stampa del ministro dell'Interno Lamorgese qui a Palazzo Medici Riccardi è finita poco fa. Tanti i temi trattati in questo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a partire dalla questione delle infiltrazioni mafiose. Non esiste una presenza organica, ha detto il ministro, ma occorre mantenere alta l'attenzione, anche perché ci sono delle attività che hanno risentito delle conseguenze della pandemia e che hanno avuto bisogno di soldi facili. Lo Stato deve essere vicino con fondi che devono arrivare in maniera molto più elastica e più facile. Successivamente si è discusso del tema del centro per i rimpatri in Toscana. La ministra ha fatto riferimento agli accordi nazionali ed europei, ma il punto principale, come dicevate, è la questione della movida. Il Comune ha presentato un piano per la mobilità sostenibile per quanto riguarda la movida. Si è discusso innanzitutto degli steward, verranno incrementati con la presenza ulteriore con fondi dello Stato, 1,5 milioni di euro. Ci saranno dei divieti dalle 21 alle 5 di bere alcolici in vetro nelle piazze calde della Movida nel fine settimana. Questi alcuni dettagli, gli altri verranno comunicati dal Comune nelle prossime ore. Il Ministro ha parlato di un piano equilibrato che tiene conto delle esigenze della città di Firenze e delle esigenze di una città turistica che punta a far ritornare il turismo in questa fase successiva alle limitazioni. Ma sentiamo le parole del ministro e poi la linea può tornare allo studio. È stato valutato insieme al prefetto e al sindaco il piano antimovida, l'utilizzo anche degli steward insieme alle forze di polizia. Verrà utilizzato il fondo per la sicurezza urbana che vede la città di Firenze, diciamo, una delle sedi che avrà diritto ad una quota abbastanza importante, perché parliamo di circa 1,5 milioni, 1,5 milioni del fondo complessivo.